Fratelli Bianconeri e non. Buonasera. Faccio questo video oggi dopo un'attenta riflessione. Un'attenta riflessione perché? Perché questo video sarà un video che mi renderà popolare da una parte e impopolare dall'altra. Cosa significa? Che oggi comincerò a parlare di Calciopoli, come la chiamano tutti, Farsopoli, come la chiamiamo noi juventini. Questo video è un video molto difficile da fare, è un video dove so che, spero, che ci siano molti commenti in proposito, ma avverto tutti in anticipo, chi non si atterrà alle ordinanze, chiamiamole così, del mio canale, sarà immediatamente bannato. Questo significa: non voglio offese, non voglio mancanze di rispetto. Che siano juventini, interisti o milanisti, o romani o napoletani o chi sia, chi entra nel mio canale offendendo verrà bannato. Io lo so, molti di voi dicono: ma chi se ne frega se ci banna, cambio nick e ci rientro. Benissimo. E se ti comporti male, Demon ti ribanna. Perché per me bannare ci vuole un nanosecondo, non è che mi cambia granché, ok? Quindi vi chiedo con gentilezza e con cortesia, per favore, non insultiamoci e cerchiamo di affrontare questo discorso in maniera seria e competente per quanto sia possibile. Di questo vi ringrazio a tutti. Nel mio canale c'è qualche interista che fino adesso si è comportato in maniera meravigliosa, c'è qualche milanista e anche altri tifosi, c'è qualche napoletano, e fino ad oggi queste persone si sono comportate tutte in modo impeccabile. Mi auguro che da ognuno di voi prevalga l'intelligenza, la correttezza e la voglia di parlare di un problema molto spinoso, ma di farlo nel maggior rispetto possibile delle parti. E di questo vi ringrazio a tutti. Ora, Calciopoli è stata una grande ferita del calcio italiano, non soltanto della Juventus, ed è un segno che rimarrà indelebile nella storia della Juventus, ma nella storia del calcio italiano. Io vi dico una cosa. Io sono stanco di sopportare, tra virgolette, persone che stanno dietro a una tastiera e che si fanno passare per avvocati, sapendo di tutto e di più di te che ne parli, o comunque studiosi di giurisprudenza, quindi informatissimi sugli atti processuali, eccetera. Allora, tutte queste persone, e sono persone che io ho incontrato virtualmente, perché solo sul web, tutte queste persone che si sono fatti passare per avvocati o presunti tali, quando cominci ad addentrarti nel nocciolo veramente spinoso della questione, spariscono tutti. Ma io questo lo so. Quindi mi auguro che chi parla nel canale o abbia veramente le competenze, quindi sia realmente un avvocato e non che farfugli giurisprudenza, anche perché
questa sarebbe una cosa bella, perché potremmo veramente chiedere tutti noi, me compreso, informazioni dettagliate su come sono andate le cose. E un avvocato vero, vero, non presunto, dice delle cose, o potrebbe dire delle cose importanti, molto belle. Allora, prima di cominciare ad addentrarmi in questo discorso, perché non so se basterà un video, non credo, vi faccio una domanda. Che cos'è stato Calciopoli per voi? Ora lasciamo perdere la risposta, ma ferita che ancora sanguina perché non dovevano. Io ho fatto una domanda diretta per voi, per ognuno di voi: che cos'è stato Calciopoli? Grazie della risposta. Prima ancora di proseguire, voglio farvi una illustrazione. Non prendete paura, niente di. Voglio però cercare di farvi capire una cosa che nel proseguimento poi di questo discorso sarà importante. Allora, questa cosa che sto per dirvi, provate a raffigurarla a voi stessi, ad ognuno di voi stessi. Provate ad immaginarvi che vi succeda. Allora, una mattina vi svegliate, decidete di aprire un'azienda. 20, 30, 40, 100 operai, quelli che sono. Cosa fate? Non riuscite a fare tutto il lavoro da soli, quindi decidete di prendere a gestire la vostra azienda un direttore generale, della quale non potete farne a meno, perché è importantissima. Questo significa che dovete delegare tutto a lui e lui si occuperà di tutto quello che riguarda la parte amministrativa, la parte, tutto, acquisti, vendite, fa tutto lui. Perfetto. Fate una scelta, leggete alcuni curriculum e decidete. Avete preso il direttore generale. Dopo qualche anno di lavoro, dove le cose vanno bene, arriva un giorno una notizia in azienda che scuote l'ambiente, dicendo: la vostra azienda sta correndo il rischio serio che gli si mettano i sigilli, quindi chiudere. Ovviamente voi rimanete di stucco, perché non siete a conoscenza di nulla, e chiedete informazioni. Viene fuori che il direttore generale che voi avete assunto tempo prima ha tentato, attenzione a questa parola, perché è importante, ha tentato di fare dei magheggi per portare in azienda risultati importanti a livello proprio lavorativo come risultati, e anche per farsi da un lato bello lui nei vostri confronti, che siete il proprietario. Vi chiudono l'azienda, mettono i sigilli, cominciano i processi. Che cosa viene fuori dai processi? Viene fuori che questa persona ha tentato, sempre attenzione a questa parola, ha tentato di fare
delle cose sporche per portare risultati alla tua azienda. Morale della favola, dopo tanti processi, viene fuori che il risultato finale resta il tentativo. Cioè, praticamente non ci sono prove certificate che il tuo direttore generale abbia portato benefici alla tua azienda, ma i magheggi restano soltanto dei tentativi che non vengono mai comprovati. A te però ti hanno chiuso l'azienda, praticamente sei andato in fallimento, gli operai sono andati via e tu ci hai rimesso una barca di milioni. Ok? Tu sei all'oscuro di tutto perché ovviamente non sai nulla dei magheggi che ha fatto, dei tentati magheggi che ha fatto questa persona, e rimani lì aspettando che tolgano i sigilli all'azienda. Questo non succede, tu devi vendere l'azienda, dichiarare il fallimento e ricominciare eventualmente un'altra cosa. Fatta questa piccola, diciamo così, panoramica, andando avanti nei discorsi, capirete che cosa io ho tentato di spiegarvi. Ora, badate bene una cosa, io non mi sono mai permesso di dire la Juventus è innocente. Io questo non l'avevo mai detto. Ciò non toglie però che dopo 10 anni il discorso Calciopoli ancora non è chiaro. Gli juventini restano delle loro convinzioni e che sia stata tutta una farsa. Gli altri, tutti, dicono avreste meritato ben peggio della Serie B. Ora, in Calciopoli ci sono stati due tipi di processi. Allora, uno è stato il processo penale contro Moggi e Giraudo. Allora, Giraudo se ne è levato le scatole perché ha detto io c'ho tanti interessi all'estero, pensa te se vengo a perdere tempo qui con il calcio. Ha mollato tutte le redini e via che se n'è andato. Moggi invece è uno che ha lottato fino alla fine. I fatti purtroppo sembra che gli abbiano dato torto. L'altro processo invece è il processo sportivo, dove si è evidenziato il fatto che la Juventus è stata assolta, dove è stato evidenziato il fatto che il campionato 2004-2005, il campionato 2005-2006 risultano regolari. E dove altresì si è sviluppato un altro processo, sempre sportivo, per ciò che riguarda il doping, dove la Juventus è stata assolta con formula piena. Ora, io non mi voglio addentrare troppo in questo primo video, in tutto quello che riguarda il discorso, perché ripeto, di questa Calciopoli ci sarà ancora un altro video o due dove magari parleremo ancora più approfonditamente. Ciò non toglie però che a oggi le sentenze questo hanno detto. Come le sentenze hanno parlato di prescrizione per qualcuno, evitandogli delle pene. E queste non sono cose che dice Demon, ma sono cose che sono scritte in giro, basta entrare nel web, tutti le trovano.
E quindi che cosa è venuto fuori? È venuto fuori un misto di cose importantissime da Calciopoli. Perché? Perché a detta di molti sono stati puniti dei colpevoli, a detta di molti, che a quanto risulta invece non dovevano essere puniti in quanto non colpevoli. Mentre invece non sono stati puniti alcuni personaggi che erano colpevoli, mentre sono stati puniti personaggi che colpevoli non erano. Quindi io credo che il tutto vada preso con molta calma e con molta tranquillità. Quindi io, ragazzi, credo che il discorso di Calciopoli sia un discorso sicuramente molto lungo da fare, però mi piacerebbe farlo con voi in un modo giusto, equo e, ripeto, senza mancarsi di rispetto e stare nei giusti limiti. Se vogliamo parlare di Calciopoli, io sono qui, sono presente, lo faccio volentieri, non mi tiro indietro. Però, come ho sempre detto e adesso lo ripeto, se dovete venire nel canale per dire chiacchiere da bar, vi chiedo la cortesia, astenetevi e statevi fuori perché non servono. Se invece avete delle prove da portare, quindi parlare di cose serie di cui si possa discutere e cercare magari, perché no, di fare chiarezza ancora di più di quella che è stata fatta fino ad oggi, io credo che sarebbe una bella cosa. Quindi io penso che domani farò un altro video che parlerà di Calciopoli per addentrarci ancora di più nel discorso e sempre più approfonditamente. E domani faremo delle domande anche un po' più precise, mirate e, perché no, cattive. Cattive ovviamente tra virgolette, per sapere le risposte di tutti. Io per il momento, ragazzi, vi voglio lasciare con una domanda. Dopo la prima che vi ho fatto a inizio video, adesso vi faccio questa domanda. Il campionato 2004-2005, il campionato 2005-2006 risultano regolari. Quindi, se noi rapportiamo questo discorso alle pene che hanno ricevuto alcuni personaggi della Juventus, vuol dire che questi personaggi sono stati puniti per tentato imbroglio, giusto? Perché non ci può essere un'altra spiegazione, giusto? Se questi personaggi sono stati puniti per tentato imbroglio, vuol dire che hanno provato ad imbrogliare ma non ci sono riusciti, però è giusto punirli, ma non è giusto punire però la società per la quale lavorano. Ecco perché prima vi ho fatto quella rappresentazione dell'azienda, ok? Quindi a oggi significa che Giraudo e Moggi sono stati colpevolizzati perché hanno tentato di fare delle brutte cose. Diciamo che va bene, ma perché punire la Juventus quando tu mi dici che i campionati sono regolari? Per cosa è stata punita la Juventus? Perché a oggi questo ancora non si è capito bene nel dettaglio. Per il momento vi lascio con questa domanda. Ci sentiamo domani. Continuiamo. PS, mi raccomando, ragazzi, correttezza, sportività, senza infangare il canale, ve lo chiedo cortesemente, non come gestore di un canale, ma ve lo chiedo come amico. Vi ringrazio, aspetto i vostri commenti con grande curiosità. Domani proseguiamo. Per il momento, buona serata a tutti.